Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Dal 25 al 27 novembre l'Aula ha esaminato e discusso il disegno di legge sull'assestamento al bilancio 2014. Tre i relatori: Walter Otria, Partito Democratico. Un bilancio che abbiamo, diciamo, ereditato e abbiamo cercato di dare le risposte più appropriate alle notevoli, diciamo, lacune che il bilancio presentava. Siamo riusciti a ottenere il miglior risultato nella situazione più difficile che si poteva aspettare. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Un assestamento che recepisce il giudizio di parifica della Corte dei Conti, un giudizio duro, un disavanzo che non fa che rinviare quella che è una situazione difficilissima nella regione Piemonte al 2015-2016, e però tutte le partite rimangono aperte, quindi senza risposte. Massimo Berutti, Forza Italia. Un assestamento molto debole, 20 milioni sono pochi, diciamo, per un assestamento di questo livello in una regione che ha 15 miliardi di bilancio, e soprattutto un assestamento non votato allo sviluppo economico. Credo che la regione abbia perso un'opportunità. Il 25 novembre l'assessore alla sanità Saitta ha svolto una comunicazione sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Tra gli obiettivi della giunta, più assistenza domiciliare e territoriale, meno primari, meno ospedalizzazione, più salute e sicurezza. Dopo la comunicazione, ampio dibattito con interventi di tutti i gruppi consigliari. Presentate a Palazzo Lascaris nella giornata contro la violenza sulle donne le azioni della regione per contrastare e prevenire la violenza di genere. Annunciato lo stanziamento di 1 milione di euro per centri antiviolenza e case rifugio e l'ampliamento dei criteri per accedere al fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e di maltrattamenti. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Violenza sulle donne è una violenza culturale e noi dobbiamo lavorare sui ragazzi, a partire dai bambini. La scuola è il veicolo principale per cambiare cultura. È importante intervenire anche da un punto di vista normativo, ma non è sufficiente una norma per formare le coscienze civili. Una delle delegazione cinese che ha preso parte a un educational sul territorio piemontese in vista di Expo 2015 è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal Presidente del Consiglio e dall'Assessore al Turismo. La delegazione ha illustrato il progetto bookingpiemonte.it per creare un ponte tra il Piemonte e i turisti di tutto il mondo, in particolare della Cina. Si è tenuto a Palazzo Lascaris un incontro organizzato dal Corecom in collaborazione con ARPA Piemonte per fare il punto sull'inquinamento elettromagnetico nella regione. Al centro dell'attenzione il sito radiotelevisivo del Colle della Maddalena, sulla collina torinese. Per gli appuntamenti segnaliamo, nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte di via Confienza Torino, gli incontri del Caffè Letterario di dicembre. Giovedì 4, le avventure di Pinocchio. Giovedì 11, il canto dei presepi. Giovedì 18, bruciami l'anima. È tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.